crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames. Solo sul più grande sito di poker in Italia. Analizziamo una mano di cash con Sergio Castelluccio. Si trova tra le mani asso e K. Nel torneo spesso è facile scoprire come si giocano. Si va, soprattutto se il torneo è in fase avanzata, ai resti, come si dice in gergo. Nel cash tante cose cambiano. Cosa fai? Tante cose cambiano, soprattutto perché molto più spesso rispetto al torneo ci troviamo a gestire una situazione post flop. Mettiamo il caso che noi rilanciamo, un avversario fa solo call, spesso nei tornei invece c'è molta più azione pre-flop, c'è una tribet, un fold più spesso. Diciamo che l'avversario fa call, prendiamo un buon flop per noi, non so, mettiamo caso che scenda asso 6-5, abbiamo top pair con top kicker, diciamo che ci sono due carte a picchi anche a terra, quindi ci sono possibili draw, molti draw possibili, per cui cosa facciamo noi? Andiamo ad effettuare la nostra continuation bet, è quello che faremo comunque in ogni caso, per un sacco di motivi, ci sono un sacco di buone ragioni per andare a puntare in quel caso lì. Uno su tutti è di estrarre valore da tutte le mani inferiori alla nostra, e di mani inferiori alla nostra che seguono su un flop del genere ce ne sono tantissime, tutti gli assi sono inferiori al nostro, tranne asso 6, asso 5. Ci sono possibili draw, per cui vogliamo che l'avversario non veda una carta gratis ma paghi per vedersi la sua carta e quindi guadagnare alla lunga su quello, guadagnare un po' di, fargli mettere un po' di soldi su quello, magari dargli dei call sconvenienti e così via. Ora queste sono le prime cose che mi vengono in mente, anche puntiamo perché punteremo comunque in continuation betting e zap quando abbiamo noi l'azione in mano, per cui per non essere molto leggibili, cioè puntiamo sia quando ce l'abbiamo che quando non ce l'abbiamo, di modo da variare un po' il nostro gioco. Al turn la nostra azione dovrebbe variare a seconda del tipo di carta che scende, se scende una blank, si dice in gergo, una rag, che dir si voglia, noi generalmente dobbiamo, quando l'avversario ha fatto call sul flop, dobbiamo continuare la nostra azione, continuare a puntare. Un check non è una buona scelta, ad esempio, perché per diverse ragioni, innanzitutto perché tante mani che hanno seguito al flop sono ancora inferiori e sono ancora disposte a pagare, per cui vogliamo che mettano altri soldi nel pot, sia che siano draw, che siano degli assi inferiori, eccetera. E anche perché se l'avversario ha una mano superiore alla nostra, se non ha rilanciato al flop, lo farà comunque al turn, per cui con una puntata ci togliamo il pensiero, possiamo dire, siamo abbastanza tranquilli che un raise vorrebbe dire una mano superiore alla nostra che ha voluto nascondersi al flop, che magari esce al turn rilanciando, per cui puntiamo, abbiamo solo da guadagnarci nel puntare. Tanto se facciamo check, anche quando siamo dietro faremo check call senza sapere cosa è in mano l'avversario, perdiamo lo stesso una puntata e poi ci tocca rischiare al river un po' più al buio, diciamo alla cieca. Per cui mettiamo che scende un... allora abbiamo asso 6-5 con due carte a picche, scende due di cuori, turn, noi puntiamo, il nostro avversario fa ancora call. Mettiamo caso che al river scenda un 9 che non chiude dei draw, a parte 7-8, è l'unico draw che chiude. Facciamo questa mano ipotetica come esempio, così tanti giocatori in questo caso preferiscono fare check perché pensano di aver estratto il massimo del valore in una situazione del genere, mentre al river è molto importante estrarre ancora del valore, perché sbagliare ad effettuare un check anziché una bet al flop o al turn può costare pochi soldi, ma al river il pot è già bello grande, quindi bisogna sapere bene quando andare ad effettuare una value bet, si dice in gergo, e quando invece limitarsi al check. E questo sarebbe il caso per effettuare una value bet, perché abbastanza spesso siamo ancora avanti e l'avversario che ha chiamato flop e turn, quando ha un asso inferiore al nostro, non abbandonerà il river e metterà ancora le chips nel piatto, per cui assolutamente bisogna sapere quello che si fa soprattutto al river, perché è proprio al river che poi si perde tanto valore
rispetto alle strade precedenti. Quando l'avversario farà raise a river, almeno che non abbiamo delle note che sia un avversario particolarmente che bleffa spesso, insomma sapremo che ancora una volta siamo battuti, avrà probabilmente chiuso il suo draw. Questo in caso scenda una carta che chiude il draw. Quando non scende una carta che chiude il draw, assolutamente facciamo ancora a maggior ragione che dobbiamo fare una value bet. Quando scende una carta che chiude il draw e noi facciamo check, l'avversario sicuramente con un asso in mano farà check dietro perché anche lui è spaventato. Quando l'avversario uscirà puntando forte, vuol dire che avrà preso il draw, non battiamo più nulla, insomma è abbastanza chiara la situazione. Questo giusto per fare un esempio su una mano adesso inventata veramente qui sul momento. E sapremo foldare anche un asso cap in un caso del genere? Sì, si può, assolutamente si può. Torneo invece diverso? Un torneo diverso perché, diciamo nelle fasi iniziali, le dinamiche nelle fasi iniziali di un torneo, abbiamo 150-200 big blind mediamente, per cui possiamo equiparare le due situazioni, sono molto simili, per cui si può passare anche in una situazione di torneo in fase iniziale. In fase avanzata è un po' difficile, insomma cambia tutto. In fase iniziale c'è molta più aggressione, l'avversario che ha una top pair inferiore alla nostra molto spesso fa azione ancora prima di arrivare al river, lo stesso vale per i draw, insomma si mettono tutte le chips in genere nel piatto già sul flop, per cui... Crea il tuo club privato di poker online gratuitamente su pokerstars.it/homegames, solo sul più grande sito di poker in Italia.